è possibile creare delle versioni personalizzate di Supremo da distribuire ai propri clienti. Dalla console web, in Supremo Personalizzazioni Supremo Custom, si può modificare la grafica delle interfacce del software, inserendo il proprio logo aziendale ed adeguando i colori dell'interfaccia al proprio brand. Inoltre possono essere indicate alcune informazioni che si desidera trasmettere ai propri clienti, come ad esempio le informazioni di contatto. Al termine della personalizzazione è possibile effettuare il download sia per PC Windows che per Mac. La versione customizzata di Supremo permette solo di ricevere delle connessioni dall'esterno e non di avviarne, in quanto è progettata proprio come uno strumento utile per prestare assistenza ai propri clienti. Tale versione può essere resa disponibile direttamente nel proprio sito web ed è possibile anche creare più versioni personalizzate da distribuire a specifici clienti. La versione avanzata di Supremo, il Supremo Custom Pro, permette, oltre alla personalizzazione della parte grafica che abbiamo appena visto, anche di attivare la coda di assistenza e di configurare la modalità di ricezione delle richieste di assistenza, impostando una priorità da assegnare in automatico e definendo gli eventuali gruppi che devono ricevere le richieste, oltre a fornire anche qui delle informazioni utili per gli utenti che utilizzano questa versione personalizzata. Infine, è possibile definire alcune configurazioni a livello centralizzato, quali l'elenco degli ID autorizzati, la password a protezione del pannello strumenti, gli aggiornamenti automatici e la richiesta di conferma a ricevere delle connessioni dall'esterno. Il cliente che avvia Supremo troverà già tali opzioni configurate e quindi non è necessario collegarsi alle singole postazioni remote per andare a configurare queste opzioni.